Allora, lei ha tirato su in ballo per quanto riguarda l'agricoltura biologica. Le aziende agricole calabresi sono state ben 2 anni senza prendere l'aiuto. Lei a giugno ha fatto un nuovo bando con la promessa di erogare ovviamente gli aiuti alle aziende agricole in biologico. Ad oggi noi abbiamo ricevuto il 52%, se non erro, dell'aiuto, e c'è un grande punto 56%, interrogativo il al 56%. 56%. E le dico che io sul biologico ho investito, perché sul biologico c'era un bando pasticciato 2019 che la Su Commissione quello. europea mi ha chiesto di revocare per 5 milioni di euro. Col mio assessorato, la Regione Calabria ha investito 60 milioni di euro, non 5 ma 60, 20 milioni di euro all'anno. Quindi abbiamo moltiplicato lo sforzo. Ed è chiaro che rispetto alle 4.700 domande abbiamo pagato il 56%. Vediamo se per il prossimo anno, con le somme rinvenienti dalla programmazione futura, perché è chiaro che se sul biologico si impegnano 50 milioni di euro all'anno nei primi anni, pensando che tutto l'impegno possa essere concentrato, un settennio possa essere concentrato all'inizio del percorso, è chiaro che non si fanno i conti bene ed è chiaro che si pensa all'oggi. Non si pensa. Proprio sul biologico ho voluto investire, ho moltiplicato lo sforzo e credo che anche per il prossimo anno, con le somme rinvenienti dalla programmazione transitoria 21-22, qualcosa in più si riuscirà a fare, ma credo che abbiamo fatto molto più di quanto era stato fatto in precedenza. Dicendo solamente dei dati di fatto, va bene? Non è un problema nostro andare a fare il calcolo dell'investimento sul biologico, gli imprenditori fanno la domanda, quindi a monte. O si fa una selezione e non si accettano tutte le domande, oppure si eroga il dovuto agli imprenditori. Poi, per quanto riguarda Fondazione Terina, il campo che le sto dicendo io di piante madri non è gestito da Fondazione Terina, ma è stato dato in gestione a un'associazione florovivaistica calabrese ed è l'unico campo sperimentale di piante madri che esiste nel sud Italia. Dopodiché io non sto polemizzando, se ogni cosa che viene detta è una polemica, io non sto dicendo che lei non ha dato il sostegno all'agricoltura, io sto dicendo che alcuni settori, olivicolo e agrumicolo, anche per ritardi passati, in questo periodo di Covid, secondo me non sono stati sostenuti nel modo ideale. Ora si riprende una polemica senza conoscere le regole. Le regole sono queste: nella transizione non ci possono essere impegni quinquennali, ma il massimo era un impegno triennale. Però la dottoressa Giannuzzi continua a fare polemica non conoscendo. Io non sto facendo la polemica, io sto solamente assessore, io non sto Venga, facendo dunque, polemica, io le l'ultima sto parola. dicendo, non sto Non facendo conoscendo le regole, polemica. dottoressa, Allora, lei non assessore, mi conosce deve le fare regole, finire di venga a parlare, rispettare. assessore. Lei deve avere la Dopodiché bontà le di farmi dico, finire di parlare. non è possibile che lei dica, non è possibile che lei dica che negli ultimi 30 anni le istituzioni non hanno aiutato, perché tanto è stato fatto e tanto è stato fatto soprattutto nel settore agricolo, perché non è giusto che lei dica Allora, così. assessore, se le Ora, istituzioni sono state a certamente, fianco della per Calabria, un'agricoltura la Regione moderna, per Calabria non un'agricoltura sarebbe rinnovata, l'ultima per regione un'agricoltura d'Europa. diversa, È un è dato di chiaro che fatto, deve è un essere un dato salto di di qualità, ma non fatto. si può dire che non è Assessore, stato noi fatto non niente. abbiamo Non mi una parli addosso, sanità. non mi parli addosso Assessore, perché non non mi abbiamo consente la di parlarmi viabilità, addosso. non abbiamo Comunque, le strutture, ritengo non abbiamo sanità. che sia E in sono maniera dati di preconcetta fatto polemica. questi. No, assessore, lei, perché lei non accetta il confronto a questo punto? Sono dati di Ma fatto ci che la Regione mancherebbe altro che Calabria è non accetto l'ultima il regione confronto, ma se lei d'Europa. dice cose inesatte, se lei Oh, dice, non sto se lei dicendo cose critica inesatte, io le tanto sto per dicendo, criticare, assessore. è chiaro che io devo risponderle con i fatti. Assessore, io le sto dicendo che c'è stato il bando fatto dall'assessore Mauro Dagri, un bando fatto male, e gli Ma agricoltori se quello è in produzione via di fatto il finiti, bando deve dell'assessore fare Mauro finire di Dacri parlare. è un bando che poteva avere un impegno quinquennale perché era in una fase diversa e con un Io impegno le sto diverso anche dicendo. perché le somme destinate al biologico sono state superiori in quella fase. È Oh, chiaro che allora. bisogna fare la cicala, bisogna fare la formica e non la cicala, ma Benissimo, comunque di questo se allora io vuole non ci sto confrontiamo. Non criticando la respingo sua. il confronto, io credo che in questa regione sia rinomato e sia conosciuto da tutti la mia disponibilità al confronto. È chiaro però
anche rispetto a valutazioni che siano critiche per principio, è chiaro che anch'io magari posso rispondere con i fatti. Io sto solo dicendo che c'è un comparto che sono oltre 5.000 e passa aziende che hanno vissuto un biennio senza sostegno dell'agricoltura biologica, che si aspettavano il 100% del pagamento col nuovo bando che ha fatto l'assessore e che ancora ad oggi non è avvenuto. Va bene? Questa è stata la mia affermazione. L'assessore mi ha risposto. Ad un impegno, le ribadisco, siccome forse mi sono spiegato male, non voglio dire che non ha capito, perché lei, se non è che non ha capito, fa finta di non capire. Rispetto ad un impegno di 5 milioni di euro, questo, noi abbiamo stanziato 60 milioni di euro. E questo sto dicendo, assessore, per reperire questi 60 milioni di euro abbiamo dovuto veramente fare i salti mortali, perché io credo molto nel biologico. Nel post-Covid ci sarà spazio per il biologico, sarà fondamentale questo passaggio, così come un impegno sulla sicurezza alimentare. E quindi ho fatto il massimo sforzo in questa fase. Non escludo che con le somme rinvenienti del 21-22, che non sarà il 21-27, ma sarà una transizione, possiamo destinare altre risorse. E non faccia polemica per critica, ma si informi prima. Un bando da 5 milioni è stato sostituito da un bando da 20 per 3, 60 milioni.